Ciao a tutti, Domenico Petrolino, seconda parte di questo episodio di Non puoi non saperlo su Alberto Moravia. Eravamo arrivati alla Ciociara, quindi il personaggio di Cesira, scritto assolutamente drammatico, dove appunto Moravia intende descrivere la confusa, disperata realtà italiana dopo l'armistizio, comunque la resa incondizionata dell'Italia l'8 settembre del 45. Bene, con la liberazione avvenuta il 25 aprile del 45, Moravia può tornare a Roma e riprendere la sua attività giornalistica, collaborando in questo caso con vari quotidiani, tra i quali il prestigioso Corriere della Sera. Per Moravia questo è un periodo molto interessante, di grande attività e di grandi successi. La Romana, il romanzo La Romana viene pubblicato nel 1947, sono rispettivamente del 1948 e del 1949 i racconti La disobbedienza e L'amore coniugale e del 1951 Il conformista. La Romana in particolare fu accolto in modo molto positivo dalla critica, descrive temi tipici del Moravia di quel periodo, quindi un ambiente corrotto in cui i protagonisti appartenenti alla classe borghese conducono un'esistenza priva di morale. E qui appunto vediamo come Moravia sottolinea l'ipocrisia appunto della classe borghese, la loro aridità morale, eccetera. Emerge nel romanzo la figura di Adriana, donna di malcostume, ma come viene fuori dal romanzo, sarà comunque meno colpevole e meno squallida, perché appunto meno ipocrita, di coloro che la circondano. Nel 1952 un altro successo vince il prestigioso premio Strega per la raccolta di racconti intitolata appunto I racconti e iniziano in questo anno sia le traduzioni dei suoi romanzi all'estero, quindi la popolarità dell'autore all'estero, sia la produzione di film tratti da suoi romanzi e racconti. È del 1953 La Provinciale con Gina Lollobrigida e dell'anno dopo, sempre con Gina Lollobrigida, La Romana. Il 60, quindi Moravia in questo periodo ha 53 anni, un altro anno ricco di soddisfazioni. Vittoria De Sica porterà sul grande schermo La Ciociara e vincerà il premio Viareggio con il romanzo La Noia. Ecco, due parole su questo importante scritto. È senz'altro un romanzo esistenzialista, riprende i temi degli indifferenti, quindi di nuovo aridità morale e ipocrisia della classe borghese, però questa volta li indaga attraverso l'ottica del marxismo. Centrale, infatti, nel romanzo il problema del rapportarsi con la realtà attraverso la categoria del possesso, che è appunto tipicamente borghese. Il romanzo è narrato con la voce del protagonista, Dino, un giovane pittore appartenente alla nobiltà romana, e racconta lo sfacelo del mondo borghese e dei suoi protagonisti, che sono sempre, come Dino, appunto, alla ricerca ossessiva di sesso e denaro. Nel 62 si separa da Elsa Morante e va a vivere con la scrittrice Dacia Maraini, che in quel periodo è circa 30 anni più giovane di lui. Nel frattempo i suoi libri continuano ad essere portati con grande successo sul grande schermo, scusate, è del 1962 Agostino, Il disprezzo e La noia per la regia di Damiano Damiani sono del 63 e del 64 Gli indifferenti di Francesco Maselli. Ecco qui due belle copertine, Claudia Cardinale, Gli indifferenti, mentre Il disprezzo, Brigitte Bardot. Bene, 6 minuti, direi che per oggi è abbastanza, spero sia stato interessante, andate a leggervi i libri di Moravia e spero che vi piacciono. Farò lo stesso, alla prossima, ciao a tutti. La Romana in particolare fu